Martin, sono Barbix Alex, benvenuti in un nuovo video arrabbiatissimo e trash. Preparatevi, ho visto il film su Netflix, Sierra Burgess è una sfigata. Se volete risparmiare 2 ore della vostra vita per non farvi il sangue amaro, seguite questo video perché ve le risparmiate, sinceramente. Vi risparmiate tutti quei momenti cringe, inquietanti, che dite... Mentre guardavo il film, stavo facendo live tweeting e facevo dei commenti in diretta sia su Twitter sia su Instagram. Se ve lo siete perso vuol dire che non mi seguite né su Twitter né su Instagram. Trovate il link qui sotto, tranquilli, niente pubblicità di TED Detox. Anzi, l'altro giorno mi è arrivata un'email di collaborazione e ho letto cioccolata calda. Ero esaltatissima perché ho detto, oh mio Dio, qualcuno vuole pagarmi per fare pubblicità e bere cioccolata calda? Adoro! Poi ho aperto l'email, in realtà non era vera cioccolata calda, ma era uno di quei bustoni al gusto di cioccolata che millanta di far crescere i capelli. Poi, a me mandate questa cosa? Volete davvero farmi testimonial per delle vitamine che rendono i capelli sani? A me, con sti capelli? Secondo me mi avevano scambiato per qualcun'altra. Ma iniziamo a parlare di Sierra Burgess, è una sfigata! Ho deciso di vedere questo film perché ne stavano parlando tutti su Twitter, mi sono incuriosita, ho cliccato play e mannaggia a me, ma potevo fare l'affari mia. Il protagonista del film è lo stesso ragazzetto di tutte le volte che ho scritto ti amo, vi ho parlato anche di questo film e vi lascerò il link qui sotto. Lui è un ragazzetto giovane, io gli potrei essere nonna, quindi perdonate se non c'è un trasporto emotivo per la sua bellezza, ma io sono fuori target. La protagonista del film invece è Sierra ed è interpretata da quella che faceva Barb in Stranger Things, che in pratica lei in Stranger Things, qua in Riverdale, fa sempre lo stesso personaggio della sfigata che è un po' timidina. Io onestamente non ero una grande fan del personaggio di Barb in Stranger Things, secondo me da viva, da morta, era sempre una palla al piede. Ma torniamo a noi, lei qui nel film interpreta Sierra, che è la sfigata del film. Per renderla sfigata la vestono malissimo praticamente, uniscono 50 fantasie diverse, fiori, quadrettini, tutte insieme, tramutando Sierra in una mezza specie di cosplay di una poltrona in una casa di riposo. Sierra è una sfigata, ma c'è anche la cool della scuola, come in ogni teen drama che si rispetti, e lei è Veronica. Veronica è bella, e come da tradizione in questi film avveniristici che tentano di sperimentare, fare cose nuove, Veronica è bella e scema, mentre invece Sierra è gentile, di buon cuore, una mezza specie di Biancaneve pure super acculturata, ma vestita come una stracciona. Veronica un giorno sta lì con le amiche sue, che sono delle acidelle, un po' stile Mean Girl. Lei viene abbordata da un certo Jamie, ovvero quello là di tutte le volte che ho scritto ti amo, però lei lo schifa un pochetto perché gli amici di lui sono degli sfigati. Così che cosa fa? Gli dà il numero sbagliato, gli dà il numero di quella sfigata di Sierra. Sierra, una sfigata come non mai, vede arrivare questi messaggi, fa: ma chi sei? Potrebbe benissimo essere uno che ti scrive perché vuole ritirare 4 formaggi da zio Peppino, però lei continua a parlarci. Lui ovviamente è convinto di star parlando con quella strafiga di Veronica e Sierra, appena vede che lui è un figo, fa la vaga e si finge Veronica. Ma prima o poi questo chiederà di parlare al telefono, di vedersi, di avere un appuntamento. E lì che cosa succede? Quando Veronica verrà mollata dal suo fidanzato più grande perché la ritiene un po' una scema, lei Sierra vede l'opportunità. Vuole dare ripetizioni a Veronica a patto che lei le regga il gioco con Jamie tramite foto, videochiamate, incontri. Il film fino a qui sembra il classico film per teenager, un po' banale, però tutto sommato innocuo. Sbagliato. Il film al suo interno ha talmente tante cose sbagliate che mi ha fatto un sacco arrabbiare. Mi ha fatto arrabbiare più questo film che una puntata di Dalla Vostra Parte. Non aggiungo altro. Preparatevi perché questo video sarà pieno di spoiler, spoiler, spoiler. Io vi consiglio di vedere questo video anziché perdere 2 ore della vostra vita, però sta a voi, sinceramente. Ma iniziamo. Il film teoricamente ha un intento, quello di dire: ehi, abbi fiducia in te stessa, sei super cool. Ma in realtà il film sembra una puntata di Criminal Minds mischiata con un po' di Catfish. Iniziamo a piccoli passi, togliamoci subito le cose che sono vagamente carine del film, che sono poche, però ci sono. Fotografia carina, carina la regia, il costumista andrebbe arrestato, secondo me. Così come la sceneggiatrice, che sinceramente non so perché abbia scritto questa cosa e perché abbia deciso di realizzare questo film. La sceneggiatrice è la stessa che sta per far uscire un grande capolavoro, ovvero King Kong vs Godzilla. Grande capolavoro. E anche il film di Dungeons and Dragons. Capolavoro. Gli attori principali qui sono bravi, tranne quella che interpreta Sierra, ovvero la protagonista, ovvero la nostra cara Burbs. Lei ha un talento recitativo che possiamo paragonare a attrici di spicco quale Manuela Arcuri. A parte 3 faccette contrite e un'altra in cui sembra costipata, è finito lì il suo talento recitativo. Il film voleva mandare un messaggio: le apparenze non contano, andate oltre, credete in voi stessi, bla bla bla. Ma non sempre l'intento riesce e questo film secondo me ha fallito miseramente. Perché il film non solo fallisce, ma tante cose problematiche al suo interno. Cinema, Netflix, possiamo fare un passo avanti? Per fare un film femminista non è che prendete un'attrice con qualche chilo in più, la vestite malissimo e dite: ecco la protagonista femminista dei vostri sogni. No.
nell'idea superficiale di tutto ciò, cioè, si è convinti che prendendo un'attrice che non sembri una modella di Victoria's Secret, puff, personaggio femminista. No, non funziona così. Qui il problema è la sceneggiatura, perché Sierra dice e fa delle cose totalmente allucinanti, che il film ovviamente perdona. Nel film non manca niente, c'è omofobia, misoginia, quel tocco di molestie che il tutto il film romanticizza. Bello, eh? Bellissimo. Iniziamo con le chicche del film. Allora, nel film ci sono alcuni personaggi che non sono bianchi. Ovviamente tutti i personaggi, quelli afroamericani, sono relegati a tipo personaggi super super secondari. Come l'amico di Sierra, che è praticamente l'utile, l'hanno messo così tanto per, e ha un personaggio che sembra una macchietta ed è praticamente una caricatura dell'amico afroamericano simpatichello con una personalità spiccata e un po' straripante. Passiamo poi alle main girl. In questi film molto spesso per esaltare una femminilità si finisce sempre per distruggerne un'altra, si presenta un modello e deve essere sminuito l'altro, sembra come se non riescano a dire ehi, potete essere diversi tipi di ragazza e va bene lo stesso. No, troppo difficile. Il gruppo delle mean girl sono le ragazze cattive, le ragazze superficiali, cattive, che hanno tutte caratteristiche negative. Tra queste caratteristiche negative, secondo voi quali c'è? Sono sessualmente disinibite. Ma va? La nostra protagonista, la nostra cara Sierra, ovviamente è esattamente l'opposto, perché devono esaltare un certo tipo di femminilità e degradare l'altro. La cosa assurda è che loro dovrebbero essere le cattive, ma in realtà quel che fa le cose peggiori all'interno del film è proprio Sierra, che verranno molto sminuite nel film e perdonate, chiudiamo un occhio, poverina, non si sente bene con se stessa. Quindi facciamole dire delle cose orribili, facciamola comportare come una totale psicopatica. Yeah! Il film, per tentare di esaltare il personaggio di Sierra, le fa dire delle cose allucinanti, sminuendo tutto il resto. Per esempio c'è l'immancabile "le donne vere hanno le curve". Oh mio Dio! Sono finita in uno di quei gruppi su Facebook in cui condividono le ossa di amole ai cani. Sierra viene presentata come questa specie di intellettuale, in realtà parla per link Facebook del 2008. Tipo, i ragazzi vogliono solo delle modelle. Le modelle non esistono. Ehi Sierra, ma l'hai vista l'amica tua Veronica, che è bellissima, è vera ed è anche una persona normale? Vai via. È una ragazza bellissima e non è una persona orribile come te. Pensaci. Alcuni temi, sinceramente, io li ho trovati molto simili a Insatiable, però lì secondo me erano trattati molto molto meglio per quanto riguarda le azioni cattive, l'egoismo e tutte queste cose. Però qui vengono trattati malissimo. Il film, come vi ho detto, ha questo intento tipo emancipatorio per quanto riguarda il proprio corpo, per quanto riguarda l'essere donna, e oh mio Dio, ci sono dei dialoghi allucinanti. Uno dei picchi, sinceramente, si tocca quando Sierra parla con il suo amico, che è praticamente inutile, ha semplicemente il fine di farle dire qualcosa, di allungare un po' il brodo. Sierra deve guadagnare dei crediti scolastici, quindi deve inventarsi qualcosa, e parla con il suo amico e dice: senti Dan, io voglio fare una cosa super femminista, ho pensato di unirmi alla squadra di atletica, però atletica maschile, non quella femminile, perché quella femminile le atlete fanno schifo. Femminista, sminuire le donne, what the fuck? In quell'universo parallelo, sminuire le atlete sarebbe una cosa femminista. Sminuirle poi in un contesto per privilegiare la squadra maschile. In quale cavolo universo? Il discorso poi continua nella totale cecità, secondo me, della sceneggiatrice, che crede di aver scritto una cosa super arguta e super femminista, continua in cui Sierra si paragona alla prima donna che aveva corso la maratona di Boston. Lei l'aveva corsa insieme a altri uomini perché non potevano gareggiare le donne. Era un po' diverso il discorso. Inoltre, tutto questo discorso avrebbe avuto un vaghissimo senso se Sierra fosse un'atleta molto più preparata rispetto al gruppo femminile, la squadra di atletica femminile. Invece no. Sierra ha un fisico da maratoneta delle serie TV su Netflix, che corre come un settantenne dopo un infarto. Che senso ha? Ma questo è ancora niente, perché ci sono dei punti in cui i dialoghi toccano dei picchi di discriminazione che io stavo lì lì per prendere il computer e lanciarlo dalla finestra. Assaporate questo momento di pura omofobia che viene presentato come una battuta super simpatichella. Allora, Sierra sta per parlare per la prima volta con Jamie. Ovviamente lui, ok che non è troppo sveglio, però si accorge che la voce è un filo diversa. Chissà come mai. Lei gli mette la scusa che è raffreddata. Ci sono delle battute tristissime sul fatto che lui dica voce grassa, voce skinny, quindi grassa, magra, momenti imbarazzanti, accantoniamo, fingiamo che non siano mai esistiti, ma c'è questo momento tristissimo in cui Sierra fa: scusami, ho questa voce un po' così da uomo perché sono raffreddata. E allora Jamie gli fa: ma a me piace questa voce, un momento molto carino. E c'è Sierra che risponde così: preparatevi, ti piaccio con questa voce, ma non è che ti piacciono gli uomini. Quando ho sentito sta roba ho detto: Cristo,
cosa cavolo sto guardando? E questo non è ancora niente, questo secondo me è al terzo posto della top 3 dei momenti più what the fuck, più inquietanti, più va bene, all'interno di Sierra Burgess è una sfigata. Il punto numero 2 dello schifo di questo film ha come tema centrale un argomento, la disabilità. Sierra incontra Jamie dal vivo e ovviamente Jamie conosce la sua voce, quindi lei ha paura che possa riconoscerla nel caso lei gli rivolgesse la parola. Quindi che cosa pensa di fare? Il genio di Sierra? Fingersi muta. Fingersi muta in un film in cui Jamie, il fratellino minore, che è muto. Quanto fa schifo questa soluzione, quanto fa schifo il personaggio di Sierra che finge l'invalidità. Cioè sinceramente io non posso andare oltre ai film che fingono l'invalidità facendo finta che sia una cosa super divertente, super simpatica o su cui possiamo chiudere un occhio così. No, non è una soluzione adatta. Puoi dire che ti è andata via la voce perché hai urlato troppo ad un concerto. Questa era una soluzione adatta per creare esattamente la stessa scena, ma fingersi muta? No, cioè il film deve condannare una roba del genere, cioè no, soprattutto se all'interno del film mette un personaggio che ha davvero questa condizione, è una roba grave, che cavolo. Sta tizia che ha scritto sto film, cioè seriamente, ma come l'ha scritto? Al bar, sui tovagliolini, cioè seriamente. Questo era il punto numero 2, ma arriviamo al punto numero 1, dove Sierra, psicopatica Burgess, arriva al picco. E io non riesco a capire come qualcuno abbia letto questa sceneggiatura e abbia detto: ma certo, mi sembra un ottimo film, i ragazzi lo ameranno. What? Allora, siamo arrivati in questo momento super inquietante. Allora, Jamie chiede un appuntamento a Veronica, che in realtà è Sierra, però è convinto sia Veronica. Sierra si decide, vuole confessare tutto, ma alla fine si caga sotto. Quindi manda Veronica un po' come un involucro, un po' come un burattino. Cosa che userà per praticamente tutto il film, e il film ritiene tutto ciò simpatico, normale. Oddio. A tutti gli effetti Sierra oggettivizza il corpo di Veronica, non è una bella cosa. Ci sono dei momenti stile Cyrano de Bergerac, super poracci, ma il momento più inquietante arriva ad un certo punto. Le due hanno fatto un patto, ovvero Veronica non deve baciare Jamie, però Jamie tenterà di baciare Veronica e lì Sierra inizierà con una poracciata, sinceramente. Ma la poracciata vera, che è super inquietante, che è una molestia a tutti gli effetti, arriverà a un punto quando Veronica trova uno stratagemma dove Sierra si butta a pesce, ovvero decidono di far chiudere gli occhi a Jamie, ovvero così, e baciarlo. Però baciarlo non sarà Veronica, ma sarà Sierra, che poi scomparirà e quando lui toglierà la mano dagli occhi rivedrà Veronica. Questa cosa quanto è viscida, quanto fa schifo, quanto è rivoltante un concetto del genere e ridurlo a risatine tra le due. Cioè, quanto fa schifo una roba del genere? È una molestia a tutti gli effetti. Cioè, onestamente, in questa situazione, se fosse stato un personaggio femminile, l'avremmo vissuta in maniera molto più drammatica. Tutto ciò è sbagliato, è una molestia e non è romanticizzabile una roba del genere. E invece il film dipinge tutto come una cosa super romantica, super divertente, super che sarà mai. Io sinceramente ho avuto il vomito per il personaggio di Sierra, che è entrato direttamente nella top 3 dei personaggi che odio di più delle serie TV. Il primo ovviamente è Mr. Peanut Butter, che come sapete io lo odio profondamente, cioè non lo riesco a sopportare. Cioè tutto il film tenta di dipingerci poi Sierra come un personaggio buono, quando in realtà è un personaggio orribile. Quelle che dovrebbero essere le cattive in realtà non fanno cose così cattive. Veronica, le sue amiche, la cosa più cattiva che fanno è dire frasette che finiscono lì e dare il numero sbagliato. Ma Sierra fa delle cose allucinanti, molesti, inganni, roba da catfish. Appena può molla l'amico che se la filava fino a quel momento perché c'è il ragazzetto che lei si vuole fare. Hackerà il profilo di Veronica e diffonde dei messaggi privati per umiliarla. Veronica frequenta un ragazzo più grande che la sfrutta e lei diffonderà questo messaggio privato in cui viene lasciata in maniera così fredda da questo ragazzo, lo diffonderà per tutta la scuola con il fine di umiliarla. E dopo ciò, alla fine del film, noi non vedremo mai scusarsi Sierra per aver fatto questa roba e tutto finisce con un abbraccio. Ma cosa? Anzi, alla fine del film tutti sembrano dire: oh poverina Sierra, cioè fa la vittima perché lei ha fatto tutte queste cose. Lei non ha subito niente alla fine del film, ha solamente ingannato praticamente tutti, ha usato tutti, ha manipolato tutti e viene vittimizzata alla fine del film perché: oh mio Dio, non ti senti a tuo agio con il tuo corpo, Sierra?
Il problema non è tanto nella storia di per sé, ma l'occhio del film che ci presenta tutto ciò in maniera sbagliata, romanticizza delle cose negative, le perdona e non va bene una cosa del genere. Sono tanti messaggi sbagliati, ma sono brutti. Inoltre il film fa una cosa che vediamo molto spesso in film simili. Molto spesso i personaggi che sono popolari, belli, eccetera, eccetera, nascondono una vita problematica, come per esempio Veronica. Veronica, se noi la vediamo, ha una vita mille volte più difficile rispetto a quella di Sierra. Sì, è bella per la scuola, è popolare, ma ha dei problemi familiari molto gravi. Ha una madre ossessionata con il fisico, che è stata lasciata dal marito con 3 figli da crescere, senza soldi, con dei debiti molto grandi. E in pratica tutta questa gioventù sfiorita, tutti questi sogni infranti, li riversa su Veronica. Tutte queste aspettative altissime e anche questa forte violenza sul fisico, su come Veronica debba essere perfetta. Veronica in continuazione subisce pressione a casa perché deve essere perfetta a livello fisico, non deve ingrassare. Soprattutto le viene ripetuto in continuazione quanto sia stupida e quanto non sia in grado di capire alcune cose. È a tutti gli effetti una situazione molto violenta quella che vive Veronica a casa. Oltretutto è una situazione anche di disagio molto forte a livello economico. E tutto questo problema, soprattutto per quanto riguarda le aspettative della madre, le grandissime pressioni sul fisico che le fa, vengono totalmente liquidate dal film. Mentre invece viene dipinta come vittima chi? Sierra. Sierra che ha una famiglia che non ha nessun problema economico. La madre è fissata con queste cose di autoaiuto. Il padre è uno scrittore famoso. Non hanno problemi economici e in continuazione dall'inizio del film i genitori le ripetono quanto sia bella, quanto credono in lei, quanto sia speciale, quanto sia intelligente. Tutto il film Sierra si piange addosso e il film sembra davvero avvallare questa posizione, quando in realtà Sierra è una posizione privilegiata. Noi il film lo vediamo sotto un aspetto fortemente classista, in cui il dramma di Sierra di non sentirsi a proprio agio quando dice alla madre "io non mi sento a proprio agio perché non sono magra come te", in realtà è davvero un nulla rispetto alla violenza che subisce in famiglia Veronica. Sierra viene presentata come una ragazza colta e profonda, ma in realtà, conoscendo la sua famiglia, non è così. Lei non è colta e Veronica non è stupida, sono semplicemente il risultato di 2 classi sociali differenti. Sierra non è colta perché di sua iniziativa ha iniziato a studiare, ma è colta e ha delle conoscenze grazie alla possibilità della sua famiglia, di un padre fortemente istruito, che quindi aiuta la figlia a crearsi un bagaglio culturale fatto di citazioni e di tutte cose simili. Il film però non spiega questa cosa, ha una visione fortemente classista, che quindi ci dipinge Sierra come una ragazza profonda che ama certe cose, da una sensibilità di un certo tipo, e Veronica la dipinge come una cretina. Sierra in realtà non è per nulla profonda, è semplicemente una rosicona, se noi vediamo il film, che lei vuole possedere delle cose e l'unica cosa che non ha all'interno di questa scuola è la popolarità e il ragazzo carino che le piace. Per arrivare a quello che vuole, quindi a questo ragazzo, tenterà di manipolare e di strumentalizzare tutto un certo tipo di persone. Lo vedremo fare con il suo amico, lo vedremo fare quando chiede al tizio di urlare il nome del ragazzo, lo vedremo fare soprattutto con Veronica, e utilizza il corpo di Veronica per arrivare a questo ragazzo. Sierra non è un personaggio migliore rispetto a Veronica, né a livello scolastico né a livello personale, anzi a livello personale si vede che è molto molto peggiore. È semplicemente il frutto di una classe sociale più agiata, con un padre più acculturato, una famiglia più solida, senza problemi, quindi senza una madre single, senza problemi economici, tutte cose che purtroppo Veronica non ha potuto attingere, per quello è così. E questa cosa è molto importante perché il film punta tantissimo sul fatto che Sierra sia la poverina, con il discorso del "mamma, tu non sai cosa vuol dire essere adolescente con il mio corpo". Tutto il film si concentra sul lieto fine di Sierra e su come lei sia la protagonista. Ma se andate su Twitter, moltissime persone, io per prima, hanno empatizzato con il personaggio di Veronica. Perché? Perché è quello più approfondito, quello più interessante, onestamente. Lei è la vera reietta del film. Vive davvero la situazione di disagio che Sierra Millanti piange addosso per tutto il film, ma in realtà quella che c'ha una situazione di estremo disagio è Veronica. Vive con una madre che le fa tutti gli effetti della violenza psicologica, ha difficoltà economiche e soprattutto ha un percorso complesso. C'è un dettaglio che il film non si spreca a parlarne, però secondo me sarebbe molto interessante parlarne ed era molto importante, sul fatto che Veronica stia frequentando un ragazzo più grande che la sta manipolando, si sta approfittando di lei semplicemente per farsela, e le ha detto che di non voler frequentare una ragazza come lei perché è stupida, semplicemente per farla sentire insicura e così renderla debole, così da potersela fare. Il film non
non spiega se i due abbiano avuto un rapporto o meno, però diciamo un po' lo fa pensare il fatto che lui, fatalità, dopo questa foto, dopo quella serata, la lasci tramite messaggio privato, molto probabilmente fa pensare al fatto che se la sia fatta e poi l'abbia mollata. Tutta questa cosa, l'essere sfruttata da un ragazzo più grande, è un argomentone, è una cosa che il film doveva trattare in maniera differente. Invece il film glissa tranquillamente. Inoltre c'è tutta una parte che il film non coglie minimamente, ovvero il fatto che Sierra ha sentito questa conversazione, sa le intenzioni di questo ragazzo e anche dopo non le dirà mai alla sua amica, a Veronica. Nonostante sappia che lui abbia tentato di manipolarla, di strumentalizzarla ulteriormente oltre ad averla lasciata, Sierra non le dirà niente, si fa gli affari suoi, se ne va a casa quando non vede l'amica. L'amica poteva essere anche morta, stuprata dentro una stanza, lei chi se ne frega, non va nemmeno a cercarla, se ne ritorna a casa, fa la chiamatina instruggente col tizio che le piace e tanti saluti. Il giorno dopo fa pure la rosicona con la sua amica che ha vissuto una situazione drammatica, lei non le dice niente del fatto che questo ragazzo l'abbia strumentalizzata e se ne frega altamente. Quando vede l'amica che si bacia con il ragazzo, rosica da morire e che cosa fa? La umilia pubblicamente. La umilia per essere stata mollata quando in realtà è stata strumentalizzata e usata da un ragazzo più grande che si è a tutti gli effetti approfittato di una ragazza molto giovane e insicura, perché noi vediamo Veronica che è fortemente insicura. Da una parte c'è Sierra che i genitori gli dicono quanto sia brava, quanto sia fantastica, quanto sia speciale. C'è anche l'amica Veronica che crede in lei, che nonostante insomma sia vista un po' come una sfigata tenta di includerla, di coinvolgerla nel suo mondo. Ma c'è questo ragazzo che insomma le dice quanto sia divertente, tutte queste cose. D'altra parte c'è Veronica, una ragazza con una situazione molto drammatica, davvero piena di insicurezze, che si fida per la prima volta di un'amica e questa amica la umilia pubblicamente appena può. In tutto il film noi non vedremo mai Sierra fare qualcosa per gli altri, mai. Il suo amico lo bidona appena può, il ragazzo che le piace lo manipola appena può perché in realtà se lo vuole prendere, l'amica appena fa qualcosa di sbagliato la umilia davanti a tutti. L'unica cosa che sembra fare per gli altri, fare per Veronica, è quella di darle ripetizioni, ma in realtà quando noi vedremo queste ripetizioni non è che lo fa per l'amica, sembra quasi farlo per il proprio ego, per raccontarsi quanto sia superiore. E infatti lo vedremo da come spiega le cose a Veronica, le spiega come se fosse una scema, le spiega a Nietzsche come se fosse The Vampire Diaries. E noi vediamo questa scena imbarazzante in cui questa ragazza, che non ha lo stesso bagaglio culturale, viene umiliata da questa cosa: Nietzsche è un vampiro, cioè seriamente. Il film romanticizza tante cose sbagliate, ci presenta questa specie di amicizia che in realtà è semplicemente per arrivare al ragazzo che ti piace, strumentalmente la tua amica carina, ed è sbagliato, soprattutto tutta la questione molto difficile del percorso familiare, soprattutto di Veronica, viene liquidata, e anche la possibile molestia che subisce Veronica viene liquidata, anche la molestia che subisce Jamie, ovvero quando si bacia una tizia rispetto a un'altra. Non va bene questa cosa, il catfishing non è una roba romantica, non può essere liquidato come così un modo per vedere cosa ho dentro, no, è sbagliato, non può essere romanticizzato. E Sierra è un personaggio orribile che non possiamo vittimizzare semplicemente perché è una sciattona, non va bene. Io sinceramente vedendo questo film ho pensato a Girls, ho pensato a quello che intende come femminismo Lena Dunham, che è un personaggio che io non approvo minimamente, che ogni volta che dice una cosa riesce a dire una cosa sbagliata, e il suo è praticamente white feminism borghese, ovvero un tipo di femminismo borghese che non vede oltre gli altri strati sociali, ma vede semplicemente il proprio, vede i propri problemi come giganteschi, che non vede le varie differenze, perché noi vediamo un film principalmente bianco dove gli altri attori sono semplicemente di contorno, e un film concentrato sui problemi di questa ragazza borghese, ecco, dove tutto il suo ego diventa il grande problema del mondo e il mondo dovrebbe piegarsi per eliminare. È un problema sotto tanti aspetti questo film, soprattutto se è stato venduto come romantico. No, è problematico, ha tante cose sbagliate al suo interno che vi ho detto in questo film. Mi ha fatto arrabbiare tantissimo questo film, fatemi sapere se solamente io mi arrabbio tantissimo con i personaggi oppure anche voi. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia fatto magari ridere, fatemi sapere se anche voi avete visto questo film, se vi è piaciuto, perché potrebbe esservi piaciuto anche se ci sono delle cose sbagliate. Non siete delle persone orribili, non siete Sierra Burgess, però pur piacendovi il film ha tanti problemi al suo interno. Spero che questo video sia stato utile, fatemi sapere con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per averlo visto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!